C'era il pubblico delle grandi occasioni al 25 aprile per assistere al derbissimo tra la Folgore Caratese ed il Seregno. Finisce 5-0 per i ragazzi di Mister Siciliano, cinici e spietati, che conquistano il 12° punto stagionale in 5 gare disputate. Folgore Caratese con il 4-3-3 senza gli squalificati Castellani e Vingiano. Seregno invece con Tinonese in panchina al posto di Mister Andreoletti, appiedato dal giudice sportivo. La Folgore Caratese ha un altro passo e al 7° minuto Burato sorprende il portiere del Seregno da 45 metri e porta in vantaggio la Folgore Caratese. I padroni di casa sono irresistibili e al 10° minuto Carbonaro porta sulla 2-0 il risultato. Apoteosi della formazione di Siciliano, che trova il gol del 2-0. Poi guardate il manuale del calcio, Peluso lancia con un passaggio millimetrico Moretti, che viene steso in aria da Tagliabue, ultimo uomo, arriva l'espulsione per lui e il direttore di gara Modesto assegna il rigore dal dischetto. Peluso, il gol della 3-0, palla da una parte, portiere dall'altra. Siamo al 20°, l'esultanza di Peluso. Poi arriva il poker, guardate il traversone di De Rosa per la spizzicata di Bonanni, il colpo di testa vincente, 4-0, che azione della Folgore Caratese. E poi il Seregno prova a farsi vedere dalle parti di Rainero, ma c'è questa deviazione sfortunata di De Rosa e prodezza da parte di Brian Rainero, che devia la palla in calcio d'angolo. Finisce qui il primo tempo con il punteggio di 4-0 per la Folgore Caratese. Non cambia il monologo del match anche nel secondo tempo. Moretti entra in aria, siamo al 5° minuto, Moretti il tiro alla rete del 5-0. Moretti in fiamma il 25 aprile con questa grande conclusione. E poi Carbonaro sempre per Moretti, il controllo di drop, il palo clamoroso ancora di Moretti. Siamo sempre nella metà campo della Seregno, arriva Carbonaro con l'esterno destro, che palo! E nel finale Cicco sfiora il 6-0. Finisce qui il match. La Folgore Caratese batte 5-0 il Seregno e nel prossimo turno c'è il Borgosesia. Presidente!